Chiamala torta o budino, come vuoi tu, ma comunque una delle cose più golose che ci siano. Per questa ricetta ci servono 500 g di patate dolci, pesate così con la buccia, e ora andiamo a pelarle. Ora tagliamo le patate dolci a rondelle, abbastanza spesse. Diana, mi rendo conto che non usiamo abbastanza le patate dolci nei video. È vero, ora che mi ci fai pensare è vero, e infatti ho deciso di usarle per una ricetta oggi che sarà dolce, però senza zucchero. Un dolce senza zucchero? Esatto, bravissimo. E anche senza farina, eh. Ora metto le patate dolci in una pentola, copro le patate dolci con acqua e ora mi sposto di là ai fornelli e le faccio cuocere per circa 20 minuti dal bollore. A dopo. Una volta cotte le nostre patate dolci, guardate qui, devono essere perfettamente cotte, mi raccomando, le mettiamo in un frullatore. E ora frulliamo bene le patate. Perfetto, ci siamo, guarda che bel colore. A questo punto mettiamo le patate dolci in una ciotola grande. Aggiungo 90 g di burro di arachidi, 15 g di cacao amaro, poi aggiungo 2 uova intere, poi aggiungo anche un cucchiaino di essenza di rum e poi aggiungo anche un cucchiaino di lievito in polvere per dolci. Mescoliamo bene tutto. Che profumo! Sì, c'è un profumo incredibile. Per amalgamare meglio il tutto possiamo anche prendere una frusta. Sono proprio curioso di vedere il risultato finale. Vedrai che buono. E ora prendo anche del cioccolato fondente, qui ho 30 grammi, e lo taglio a pezzi. E aggiungo anche il cioccolato. E ora prendiamo uno stampo da 20 cm di diametro, io l'ho ricoperto con un foglio di carta da forno e andiamo a versare l'impasto all'interno. Distribuiamo bene l'impasto, lo livelliamo con la spatola e sopra decoro con altro cioccolato. Potete tritarlo voi oppure usare delle gocce di cioccolato fondente. Cioè tu vuoi dirmi che questa si trasformerà in una torta? Vedrai alla fine che cosa diventerà. Senza farina? Senza farina, esatto. E ora inforniamo nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per 25 minuti. La nostra torta è pronta, ma prima di andare a vederla lasciate un mi piace al video, condividetelo, mi raccomando, per noi il vostro supporto è fondamentale e senza di voi non potremmo essere qui tutti i giorni a proporvi tante ricette buonissime per un'alimentazione sana e senza glutine e anche senza latte. E proprio per questo, per aiutarvi ancora di più, abbiamo scritto questo libro che si chiama Zero Glutine, Zero Rinunce. Se non ce l'avete ancora potete trovarlo qui nel link nei commenti online oppure in tutte le librerie. Andiamo a vederla. 3, 2, 1. Wow! Guarda che meraviglia! Che bella! Ispira un sacco, Diana, non vedo l'ora di assaggiarla. E allora tagliamo un bel pezzo. Vai. No, vabbè, questa è... Wow! Wow, ma quanto mi ispira! È arrivato il momento. Wow, guarda che cremosa! Ma ragazzi, dovete assolutamente farla. Buona. Mamma mia. È una torta budino praticamente. Eh sì, si mangia proprio così, con il cucchiaino oppure la forchetta.